Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Incontro ravvicinato con l'asteroide HD1. Il 21 aprile un asteroide grande come un palazzo ha sfiorato la Terra. Non lo aveva notato nessuno fino a tre giorni prima, quando 2015 HD1, questa è la sua denominazione, è stato scoperto da alcuni astronomi di base a Tucson, in Arizona. Ma niente paura, il nostro pianeta non ha corso un vero pericolo. Il passaggio è avvenuto a 59.000 km dalla Terra, attraversando l'orbita della Luna, che si trova ben 6 volte più distante. Il flyby è stato davvero molto ravvicinato, ma il suo tragitto era troppo sfalsato rispetto all'orbita della Terra perché potesse davvero avvenire un impatto. Il prossimo appuntamento con HD1 è previsto per dopo il 2200, ma prossimamente saranno diversi gli asteroidi che si avvicineranno alla Terra. Ne sono stati avvistati ben 4 che sfioreranno da qui a giugno. Un team speciale per cercare la vita negli esopianeti. La NASA ha messo a punto una nuova strategia per andare a caccia di tracce di vita nell'universo. La mossa dell'Agenzia Spaziale Statunitense è stata quella di creare un team multidisciplinare in cui trovano posto scienziati di discipline diverse, uniti dall'obiettivo di scandagliare gli esopianeti per scovare vita aliena. Il Nexus for Exoplanet System Science, noto come NEXSS, spera di portare una migliore comprensione delle componenti dei vari esopianeti e di come interagiscano con le stelle e i pianeti vicini. È un'iniziativa senza precedenti. L'ambiente interdisciplinare, spiega Jim Green, direttore del Planetary Science della NASA, mette in contatto le migliori squadre di ricerca e fornisce un approccio sintetizzato per trovare pianeti con il maggiore potenziale per quanto riguarda i segni di vita. La caccia agli esopianeti non è solo una priorità per gli astronomi, ma costituisce anche un punto importante per gli scienziati che si occupano di clima. CryoSat, accesso rapido ai dati sulla riduzione dei ghiacci. L'ESA ha messo a disposizione un sito web tramite cui è possibile avere accesso in 2 giorni alle misurazioni rilevate da CryoSat. La rapida lavorazione dei dati è importante perché permette di gestire e programmare le attività inerenti ai ghiacci artici, come per esempio la navigazione, l'esplorazione, la ricerca e anche il turismo. CryoSat è la prima missione che permette di monitorare lo stato dei ghiacci artici, tenendo così costantemente sotto controllo il loro assottigliamento. Questo è fondamentale per ricavarne dati sui cambiamenti climatici. Il satellite possiede un radar in grado di vedere attraverso le nuvole e l'oscurità per offrire un monitoraggio costante di quello che succede in Artide. GOCE dà una mano all'energia sostenibile. Il satellite GOCE dell'ESA si discosta dalla sua missione per dare una mano agli scienziati intenti a disegnare la mappa dell'energia geotermica. Si tratta di quel tipo di energia che si sviluppa nel cuore della Terra e che tramite eruzioni ne oltrepassa la superficie e diventa generatrice di energia elettrica. I siti che la producono si trovano spesso in aree remote, difficilmente raggiungibili e che comportano un notevole dispendio di tempo e denaro per essere sfruttate. Per aiutare l'individuazione di queste zone, gli scienziati dell'ESA e dell'International Renewable Energy Agency hanno scelto di seguire una strada dall'alto. Hanno infatti usato le misurazioni della missione GOCE per realizzare uno strumento disponibile online che indica le zone in cui più probabilmente si sviluppa energia geotermica, facilitando il lavoro dei ricercatori. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Dalla scuola allo spazio, attraverso lo studio, la determinazione, la passione e la grinta, 300 ragazzi provenienti da 5 scuole della penisola si sono ritrovati nell'auditorium dell'Agenzia Spaziale Italiana, nella sua sede di Tor Vergata, a Roma, per un in-flight call con l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Con loro anche il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Stefania Giannini, che ha colto l'occasione per rivolgere un invito speciale al capitano Cristoforetti, quello di girare le scuole italiane a partire da settembre per raccontare la sua esperienza formativa e professionale. Tanta la curiosità da parte dei ragazzi e delle ragazze che hanno avuto l'opportunità di parlare con la donna delle stelle grazie al collegamento con lo spazio, dalle domande scientifiche dei più grandi ai dubbi degli alunni più piccoli. Io ho visto un video in cui fanno vedere come mangiano le cose e vorrei chiedergli come fa a sopportare, perché magari è cattivo. Samantha Cristoforetti dice sempre che lei da piccola voleva fare l'astronauta, anche per voi è un desiderio? Beh sì, sarebbe una cosa fantastica fare un astronauta, però ci vuole tantissimo lavoro e impegno. Non credo di essere alla sua altezza, perché bisogna dedicarci tanto tempo.
In fondo, in platea, in una qualsiasi classe della scuola italiana, ci può essere l'astronauta del futuro, un piccolo sognatore che, grazie allo studio e un esempio positivo, può volare oltre l'atmosfera. I messaggi mi hanno colpito, l'avevo già ovviamente sentita, ascoltata, anche osservata nei Twitter diverse volte, ma la semplicità del messaggio che ha dato è di un pensiero positivo che però non trascura l'impegno, non trascura la possibilità e il dovere di mettersi sempre in gioco. I nostri ragazzi dobbiamo soprattutto, anche attraverso il progetto educativo di una scuola rinnovata, dare questa visione. La soddisfazione per la missione futura giunta al suo quinto mese passa anche da questo, dalla capacità di aver saputo affascinare un pubblico di non esperti avvicinandolo alla scienza e alla conoscenza dello spazio. Beh, è una grande soddisfazione perché al di là del grande contenuto scientifico, Samantha ha rappresentato in questi mesi un simbolo, un modello che ha colpito molto anche l'immaginario collettivo nel nostro paese, in Italia. La prima donna, astronauta, una simpatia, una naturalezza, anche una tranquillità che ha comunicato dallo spazio, hanno veramente colpito moltissimo la nostra società, e per questi ragazzi che sono qui presenti oggi è un esempio simpatico, accattivante, affascinante di una persona che, lavorando duramente, avendo delle doti ma sapendole coltivare, ha saputo raggiungere degli obiettivi molto importanti. Lo spazio è fascinazione, ma anche scienza, tecnologia e ricadute positive per la vita sulla Terra. È lo stesso ministro Giannini a ricordarlo, sottolineando che lo spazio non è solo sogno, non è solo evocazione, ma è anche sicurezza. Non tutti i cittadini hanno conoscenza che molte nostre azioni quotidiane, dal telefonare all'uso del navigatore, al voler essere certi della nostra sicurezza di confine, in momenti anche molto complessi come quello che stiamo vivendo, soprattutto nell'area mediterranea, dipendono in ampia misura dallo spazio. Lo sforzo del governo italiano in tema di investimenti credo sia la testimonianza di una lungimiranza recuperata, restituita dalla storia e all'attualità, proiettata verso il futuro, ha assicurato il ministro Giannini ai ragazzi. E il mezzo migliore per raggiungere un futuro luminoso lo suggerisce Astro Samantha, che orbitando a 400 km da Terra aggiunge il consiglio da esperta di fare sempre scelte che ci mettono in difficoltà. La volontà, la determinazione, la grinta, spiega rispondendo alla domanda di uno studente su quale fosse l'ingrediente giusto per volare nello spazio, sono come i muscoli, se non li si usa, deperiscono. E perché dopo tutto lei ha detto che se dobbiamo scegliere tra due strade è sempre meglio scegliere quella in salita perché porta maggiori successi. E allora la mia domanda è, capitano, secondo lei qual è l'ingrediente giusto per arrivare fin lassù? Grazie. Grazie allievo Bruna della domanda, che è molto interessante. La chiave è un po' l'ha già citata lei, no? Parliamo di fare scelte crescendo che ci mettono in difficoltà, che ci portano un pochino a testare quali sono i nostri limiti, perché in questo modo ci si fa le ossa, si acquista consapevolezza della propria forza, si aumenta la propria forza, perché poi alla fine la forza di volontà, la determinazione, la grinta sono come i muscoli del nostro corpo, o li si usa o deperiscono, no? Quindi bisogna continuare a mettersi in gioco, a crearsi degli stimoli, a crearsi delle difficoltà in modo da esercitare, allenare questi muscoli che sono la determinazione, la motivazione e la grinta. E io credo veramente che, certo, lo studio è importante e quello è un dato di fatto, ma ci sono tante persone che sono brave a scuola, che sono brave all'università, che sono brave negli studi, però poi quello che fa la differenza nel veramente riuscire a fare anche cose difficili che ci si propone è il carattere, è la grinta, è la capacità veramente ogni giorno di stringere i denti e di dare il massimo. E quindi, ripeto, nel dubbio, senza neanche pensarci un attimo, scegliere la strada più difficile.